Ritrovati amici, ben ritrovati appassionati di storia e non solo. Storia dell'architettura stasera, terza puntata, i grandi che disegnarono appunto la storia della nostra regione. Parleremo stasera di due architetti simili e non. Parliamo di Ettore Gilberti e poi andremo a parlare di Cesare Miani. Simili per che cosa? Simili per entrambi di Udine, nati a Udine, più o meno nello stesso periodo. A livello di formazione culturale, entrambi Milano, entrambi si occuparono anche di edilizia popolare e su entrambi aleggia la figura torreggiante di Raimondo da Ronco. Fin qui le similitudini. E ci sono molte altre cose che non li avvicinano, per esempio per percorsi culturali, per esperienze, per linguaggio espressivo. Ma non vi voglio anticipare quella che è una puntata molto ricca con addirittura 12 collegamenti esterni, quindi fermiamoci qui in termini di discussione e andiamo a presentare quelli che sono i nostri ospiti. Noblesse oblige, cominciamo con le donne. Ben ritrovata la nostra Elena Comessatti. Grazie, buonasera a tutti, buonasera Massimo. Ben ritrovato, dopo il successo di pubblico e non solo, dell'ultima puntata, l'architetto Massimo Bortolotti. Grazie di esserci venuto a trovare. Buonasera, grazie a voi. Di solito lo vedete in collegamento esterno, lo chiamiamo il nostro inviato nello spazio e nel tempo. Ci sarà collegato nello spazio e nel tempo, ma in carne, ossa e occhiali, ben ritrovato al nostro Paolo Medeossi, grazie di essere qua. Grazie a voi. Paolo Medeossi, che per il Messaggero Veneto è stato ed è una colonna, praticamente hai diretto tutto. Ma diretto calma, c'era un direttore, vabbè. Io ero vabbè. Due gradini sotto come caposervizio, caporedattore, però insomma i reparti li ho frequentati tutti. Complimenti alla carriera. E lì ci siamo conosciuti. Pensa che bella cosa. Pensa che bella, è vero, stavamo ragionando che ci conosciamo più o meno da 25 anni, parliamo appunto di storia. E quindi, senza scherzare più di tanto, Ettore Gilberti, chi era? Ettore Gilberti è un architetto nato nel 1876 che per Udine è particolarmente importante perché ha edificato moltissimi edifici e non solo, anche se per moltissimi anni, come avremo modo di vedere, ha operato a Rovereto e quindi ha fatto un po' la spola tra Rovereto e Udine, marcando entrambe queste due città con le sue opere. E quindi, per entrare subito nello spaccato del personaggio, con Francesca Tamburlini andiamo a presentare la formazione del nostro Ettore Gilberti. Siamo all'interno dell'Odeon con Francesca Tamburlini, responsabile della sezione antica della Biblioteca Civica di Udine, e con lei siamo nell'ultima opera di Gilberti all'interno della città e racconteremo invece gli esordi della carriera del nostro architetto ingegnere. Come ha cominciato Gilberti? Ma prima appunto degli esordi come architetto direi bisogna parlare della sua formazione. Gilberti, udinese, proprio del centro città perché abitava in via Ginnasio Vecchio, frequenta dal 1891 l'Istituto Tecnico Zannon, cioè l'istituto tecnico fondato appunto da Quintino Sella, e si diploma nel 1896 perito agrimensore. Gilberti, grazie a questa possibilità offerta dalla Teresa Dragoni, Bartolini, fa domanda e ottiene per tutti gli anni degli studi a livello universitario una borsa di studio che lo aiuterà a completare il ciclo che inizia appunto a Padova e poi continuerà a Milano presso l'Istituto Tecnico Superiore e dove avrà come insegnante principale Camillo Boito, colui che lo sosterrà così come a Udine aveva avuto il sostegno del suo insegnante Antonio Pontini. Ma le cinque lettere che tu hai trovato, sì, dove si trovavano in biblioteca e raccontano questo? Raccontano parzialmente questo, perché le lettere appunto della biblioteca sono lettere conservate in una serie di lettere appunto ricevute da Antonio Pontini. Sono arrivate poi in biblioteca e casualmente un giorno, appunto riordinando, ho visto questo nome, dico Ettore Gilberti, beh, mi sembra che valga la pena leggere. Certo. Ecco. E tu che idea ti sei fatta di Gilberti da quello che hai letto?
Beh, ho visto la sua evoluzione, cioè da studente appena diplomato, grato al suo insegnante, infatti si fermerà i primi anni sempre, il devotissimo scolaro, grato per tutti gli insegnamenti ricevuti, entra nel genio e rimarrà fino al 1899. Quindi per un lungo periodo deve abbandonare gli studi, ma scrive comunque sempre all'insegnante e qui si vede che c'è anche un inizio di collaborazione. E continua a parlare della sua passione per il disegno, infatti questo dirà sempre, cioè sono a Verona, chiaramente attacca un po' quel sistema di vita militare, perché lui voleva essere tra i disegnatori, in realtà è mandato nel genio, però dice quando ho tempo libero ho affittato una cameretta e vado in giro a vedere chiese, a fare schizzi e mi piace tantissimo. E poi cosa succede a Ettore Gilberti? Ettore Gilberti, quando conclude gli studi, prima è stata nominata la figura fondamentale di Camillo Boito, che per la cronaca è un architetto molto importante per la storia italiana, anche dal punto di vista della concezione del restauro. Ecco, il suo, diciamo, professore più importante è anche quello che lo aiuta nella professione, perché lo raccomanda, tra virgolette, proprio manda una lettera al comune di Rovereto per far assumere appunto questo alunno che definisce molto bravo, molto talentuoso nell'ufficio tecnico di Rovereto. Qui incomincia l'avventura, avevamo citato prima, di Gilberti a Rovereto, che durerà per 22 anni, dove Gilberti avrà modo di realizzare moltissime opere, sia opere pubbliche, da ponti a fognature a edifici di edilizia popolare, sia anche per i privati. Questa è una caratteristica che Gilberti adotterà, diciamo così, anche nei suoi interventi udinesi. Tra l'altro Gilberti, lavorando a Rovereto, diventa cittadino di un'altra nazione, voglio dire. Assolutamente sì, Rovereto è una era una città di cultura italiana, ma sotto l'amministrazione asburgica, ma questa sua, diciamo, stare all'interno dell'amministrazione asburgica sicuramente lo ha aiutato anche nella meticolosità con cui redigeva i suoi progetti. Noi arriviamo appunto a uno spaccato, una digressione di quello che ha detto in precedenza il nostro architetto, vale a dire, è vero che lavorava a Rovereto, ma faceva la spola fra Rovereto e Udine. 1907, Palazzo d'Oro, servizi. Stiamo guardando la prima opera importante che Ettore Gilberti fa a Udine, che data al 1907. 1907, sono anni in cui Udine sta vivendo una fervente attività edilizia. Ad esempio, nella stessa via Manin viene realizzato l'Emporio Viezzi, che utilizza un linguaggio liberty. Nel caso dell'edificio alle nostre spalle, ripeto, opera prima importante di Ettore Gilberti, innanzitutto ricordiamo perché viene costruito questo edificio. Il committente è Contarini ed era il titolare di un'importante ditta di concerie, quindi lavorava il pellame. La fabbrica in realtà era a Cusignacco, ma qui chiede all'architetto Gilberti di demolire un palazzo preesistente, di realizzare un nuovo edificio che avrebbe dovuto ospitare gli uffici della ditta, ma anche essere messo a reddito, quindi poter affittare i negozi o gli uffici. Ettore Gilberti qui utilizza l'esperienza che ha maturato pochi anni prima nella realizzazione di un edificio a Rovereto e infatti l'utilizzo dell'apparato decorativo piuttosto pronunciato, in particolare il motivo delle colonne, che sono in questo caso colonne ioniche, lisce, e dopo vedremo il perché utilizzano anche un importante, diciamo, dettaglio. Il motivo del fregio floreale derivano appunto dall'esempio roveretano, Casa Cataristi del 1905. Quello che colpisce, il motivo per cui gli udinesi danno subito l'appellativo di Palazzo d'Oro, è appunto l'utilizzo della decorazione d'oro che viene stesa sull'apparato decorativo fatto con la pietra artificiale. Da dove viene questo motivo? Sicuramente viene da Vienna. Troviamo un po' lo stesso motivo, sia pur ovviamente declinato con un linguaggio che fa riferimento anche alla storia, al passato. Guardiamo ad esempio il motivo dei timpani spezzati di chiara derivazione michelangiolesca. L'edificio viene terminato nel 1908 e viene inaugurato al piano terra un cinema, il Cinema Volta. Gilberti però, dopo aver terminato questo palazzo, tornerà a mettervi mano una ventina abbondante di anni dopo, quando agli inizi degli anni 30 la Cassa di Risparmio, che nel frattempo ha acquistato l'immobile, chiede all'architetto un ampliamento
in particolare il disegno della facciata su Piazzetta Valentinis. Negli anni 30 il linguaggio architettonico è cambiato, il razionalismo sta facendo passi da gigante, anzi è lo stile d'avanguardia. Giberti però non si butta esattamente nel linguaggio razionalista, preferisce mantenere un linguaggio novecentesco, ma nella facciata su Piazza Valentinis viene meno tutto l'apparato decorativo, rimane soltanto il motivo degli archicechi di derivazione novecentesca. I balconcini non piacquero all'architetto Hermes Midena e nel 1935, quando il palazzo viene presentato in commissione edilizia, Midena verga proprio sul disegno un commento negativo. In realtà questi balconcini verranno in qualche modo ripresi proprio nell'ultima opera del Gilberti, e cioè il Cinema Odeon. Sì, perché noi oggi parliamo di due personaggi che hanno contraddistinto la loro storia, uno Odeon e per quanto riguarda Miani il Contarena. Preparandosi alla puntata, caro Paolo Medeossi, ho trovato un tuo articolo, sì, sul Messaggero Veneto chiaramente, in cui si parla di Ettore Gilberti, l'architetto delle ville in una delle epoche felici. Sì, una delle epoche felici per quanto riguarda l'architettura, le costruzioni. Quindi lui torna a Udine nel 22 e quindi ha questa fase, questa esplosione, viene definita addirittura un fenomeno, che dura una quindicina d'anni fino all'Odeon, quindi del 36. E lì è uno dei divertimenti di chi va in giro per Udine, come insomma, soprattutto fatto la domenica mattina, che non c'è gente, non c'è traffico, è quello di andare a cercare proprio questi simboli, questi luoghi. Per esempio c'è una casa che a me piace moltissimo, è in via Paolo Sarpi, non so se avete notato, perché voi in via Paolo Sarpi andate lì, perché insomma ci sono i baretti, però è la casa Sir, che è molto molto interessante. Una delle zone poi con più di questi segni sono viale Leopardi, via Carducci. Qualcuna è rimasta in piedi, altre sono state un po' demolite, nei famosi, purtroppo, così devastanti anni 50, anni 60, quando a Udine sono apparsi i condomini, i grandi palazzoni. Parlavi di tutte quelle zone, i due signori alla mia destra ci sono andati, andiamo a vedere. Siamo all'interno di un giardino di Via Dante, che evoca il nome di una persona, che è Ettore Gilberti, perché ha costruito nel Novecento la casa del fascio che vedete dietro, il giardino e Palazzo Vuga. Ettore Gilberti ha fatto tantissimo in questa città. Raccontiamo di questa parte. Sì, Ettore Gilberti ha segnato molte parti della città di Udine e questa è una delle parti. Siamo appunto all'interno di un giardino, si chiamava, era intitolato ad Arnaldo Mussolini, e questo già denota, diciamo, l'anno in cui è stato realizzato, esattamente il 1932. Un giardino all'italiana, un giardino però concepito anche come una sorta di piazza, perché è dotato di ben 5 ingressi. Ma questo giardino ha anche la funzione di costituire, diciamo, introduzione all'edificio che fa da sfondo, datato anch'esso al 1932, la Casa del Fascio. Vicino alla Casa del Fascio notiamo invece un edificio che risale esattamente a 20 anni prima, 1912, Palazzo Vuga. Ora, questo luogo è interessante perché ci mostra anche i diversi linguaggi architettonici che il nostro, l'architetto Gilberti, ha adottato. Nel caso di Palazzo Vuga è la piena adesione al gusto Liberty, lo si vede nel modo, diciamo, nell'apparato decorativo del fabbricato. Nel caso invece della Casa del Fascio, un linguaggio più asciutto, più monumentale, come testimoniato dalle colonne giganti lisce e della partitura con archetti ciechi che rimandano al linguaggio novecentesco. Architetto Bortolotti, abbiamo visto varie tipologie di progetti e di realizzazioni di Gilberti, ma che cosa vuol dire eclettismo per Ettore Gilberti? Eclettismo vuol dire conoscere, perché li ha studiati, perché la formazione dell'architetto a quell'epoca prevedeva proprio di studiare gli stili dell'architettura attraverso i vari periodi, dallo stile classico, l'architettura greco-romana, quella medievale, a quella rinascimentale, a quella barocca, quindi nel formarsi questo bagaglio, questo apparato, e nel riutilizzarlo a seconda delle circostanze. Certamente poi la sensibilità di ogni architetto varia,
nel senso che può utilizzarlo parzialmente, può aderire in maniera più precisa a questo linguaggio. Lo abbiamo visto come Gilberti cambia, è capace di cambiare registro e quindi è anche nell'utilizzo dei materiali. Può passare appunto dalle superfici intonacate bianche all'utilizzo del mattone faccia vista, all'utilizzo anche di elementi in ferro che si ritrovano ad esempio all'interno del Palazzo d'Oro. Noi ci spostiamo idealmente e anche geograficamente di pochi passi rispetto a quanto ci hanno mostrato Elena Comensati e l'architetto Bortolotti. Andiamo insieme invece a Paolo Medeossi e dopo chiediamo ulteriore conforto allo stesso Paolo in base alle immagini che andiamo a vedere, a Villa Vidal. Siamo in Via Leopardi, poco distante rispetto a quello che abbiamo visto in Via Dante. Andiamo a vedere e poi lo commentiamo. Via dei Leopardi è una delle zone di Udine che ha subito le maggiori trasformazioni nell'ultimo mezzo secolo, un po' di più, trasformazione anche nel nome, per esempio questa è una zona che ormai passa così nell'immaginario udinese come Borgo Stazione, nome che prima non esisteva fino a 10 anni fa. È una trasformazione anche di tipo architettonico per tutto quello che è successo soprattutto tra anni 50 e anni 60, gli anni del boom economico. Questa è una zona di alberi eccetera, e di ville. L'ultima villa rimasta di quell'epoca è proprio quella alle mie spalle, che è Villa Vidal, che del 1934 venne progettata da Enrico Gilberti. Questa era una zona, il posto di condomini attuali, c'erano le altre ville progettate da Gilberti ma anche dall'architetto Berlam, un architetto che aveva così delle origini triestine. Qui c'ho un racconto in mano, ancora inedito, di Anna Maria Pittana, che rievoca quel tempo e rievoca anche, fa un elenco di tutte le ville scomparse. Ve lo leggo perché è interessante e quindi fa capire che cosa può essere accaduto. Così una alla volta sono scomparse Villa Marzotti, Villa Sbruniera, Villa Nicosia, Villa Bulfoni, la stessa Villa Gilberti, lo stesso Ettore Gilberti abitava qui all'angolo tra Via Croce e Via Leopardi. Su Via Leopardi, assieme a Palazzo della Martina, Casa Brisighelli, Villa Squina e più tardi in Via Carducci anche la sede dove si stampava il Messaggero Veneto. E con loro è sparito un pezzo della nostra storia. Tutto questo perché? Perché al posto delle ville, che comunque non erano vecchissime, erano 30-40 anni, quindi risalevano agli anni 30, agli anni 20, eccetera, ci fu proprio sull'onda del boom, e poi era una zona che non era stata neanche bombardata durante la guerra, ci fu questa euforia collettiva per cui al posto delle ville vennero costruiti condomini dentro i quali andarono a vivere gli stessi architetti, come accadde a Gilberti. Quindi Viale Leopardi, e quindi con le vie annesse, è una delle zone che ha subito proprio questo cambiamento, un cambiamento che poi, arrivando ai giorni d'oggi, è anche un cambiamento di tipo sociale e di tipo etnico. Noi sappiamo che questo è il quartiere più straniero della città. Quindi il fatto di essere qui davanti a Villa Vidal, che era la villa di un medico, del dottor Vittorio Vidal, e quindi conservato dai discendenti, attualmente abitato dalla famiglia Foramiti, è comunque interessante e singolare perché racconta quello che è, che è stato il mondo di un tempo. Un escursus storico e sociale. Sì, no, chiedo, devo correggermi, a un certo punto dico Enrico Gilberti, invece insomma Ettore Gilberti, però nella concitazione del momento era nella folla, insomma. Ti sei fatto praticamente la spia da solo. Esatto, però ritengo che questo villino, questa Villa Vidal, sia un simbolo importante, soprattutto in quel punto lì della città. A proposito di un architetto che mi pare di capire abbia costruito tanto e tante cose differenti, sia a Udine sia a Rovereto parliamo di macelli. Sì, Gilberti firma sia il macello di Udine, 1924, se non ricordo male, e pochi anni prima aveva realizzato il macello di Roveretto. E sicuramente per fare il macello di Udine gli torna utile questo suo aver lavorato a Roveretto. Tra l'altro, se uno esamina il macello di Roveretto, trova degli elementi comuni. Ecco, la cosa interessante è che entrambi applica l'idea del decoro, cioè anche quando Gilberti deve costruire un edificio di un certo tipo, il macello serve ovviamente a macellare gli animali, non viene meno, continua ad adottare degli apparati decorativi molto, molto interessanti, anche molto piacevoli, che rendono oggi questa architettura ancora, come dire, valida, tanto è vero che il macello di Udine in parte è stato recuperato per funzioni nuove di tipo culturale. Parlavamo di eclettismo,
troveremo un intervento sulle case popolari anche in Miani. Intanto guardiamo quello di Ettore Gilberti insieme all'architetto Dri, 1914. Siamo all'incrocio tra via Napoli e via Palermo con l'architetto Giorgio Dri. E dietro di noi c'è una casa popolare che l'architetto ingegnere Ettore Gilberti ha progettato, e siamo qui per dirvi in che contesto siamo ora, siamo qua. Siamo in un contesto di Udine, questa casa del 1912-13, in cui la città incomincia a crescere. Al di là della ferrovia che collega Udine e Venezia c'è il mercato ortofrutticolo, c'è il frigorifero, c'è il macello comunale sempre progettato dal Gilberti, e in questa zona il Saint-Just nel piano regolatore, che non venne mai poi di fatto approvato, quello con tanto verde, prevede un arrivo di un porto fluviale. La tipologia che Gilberti usa in questa costruzione la recupera dalle esperienze fatte a Rovereto, dove lui lavora come tecnico, come capo tecnico dell'ufficio tecnico, e a Udine c'erano allora perlomeno diversi esempi di questa tipologia. C'è qui in via Napoli e in fondo alla strada un edificio che è totalmente trasformato, e in via della Valle a San Rocco una tipologia molto aperta, con delle terrazze passanti, quattro piani, scuole centrali che disimpegnano appunto a destra all'estremità delle piccole terrazze che danno accesso a degli appartamenti. Qui c'erano 16 appartamenti, la ristrutturazione fatta molto accurata, fatta da Later una quindicina d'anni fa, ha ridotto da 16 a 12 gli appartamenti per realizzare un taglio, un'offerta di appartamenti grandi e piccoli, per realizzare ovviamente anche un ascensore, così come le norme moderne richiedono. Quello che è importante in questa situazione è come la casa sia stata mantenuta, conservata e decorata proprio con le finiture di un tempo. L'architetto De Santis ha fatto delle ricerche d'archivio per poter riportare questo edificio a quella situazione che era appunto quando venne costruito. Sant'Osvaldo, c'è la polveriera, un grande scoppio, muoiono tanti cittadini, muoiono tantissimi militari di cui non si sa né il nome né il numero, come allora poteva succedere. Per dare ospitalità alle persone si realizzano delle baracche che erano localizzate dove adesso vediamo questi tre edifici alle nostre spalle, in fondo. C'erano qui le baracche, c'erano San Rocco e c'erano Sant'Osvaldo, cioè nei luoghi vicini evidentemente a dove c'è stato lo scoppio. E c'erano già degli edifici, perché questo c'era, quello a nostre spalle ancora. Praticamente nascono dei quartieri di edilizia, quella che adesso chiamiamo economica popolare, che allora si chiamava quartiere operai, realizzando dopo la seconda guerra mondiale, demolendo le baracche e costruendo degli edifici di civile abitazione per appunto persone che lavoravano nell'industria, nell'agricoltura e così via. Architetto, eclettismo a 360 gradi da parte di Gilberti, come si manifesta anche? Si manifesta anche nel fatto che il nostro ha anche delle commissioni molto importanti, ad esempio lavora per la famiglia Moretti. Per la famiglia Moretti realizza i due palazzi, oggi rispettivamente in Piazzale Osopo e in Piazzale 26 Luglio, e adiacente, come tutti sappiamo, al Palazzo Moretti di Piazzale 26 Luglio, realizza le tribune per quello che è passato alla storia come il campo Moretti. Abbiamo parlato di questo, Paolo Medeossi è andato a raccontarci, subito dopo pubblicità e ritorniamo da voi. Parco Moretti, ovvero Campo Moretti, ovvero Stadio Moretti, qui su quest'erba dove ci troviamo, qui correva il pallone, qui si rincorrevano i sogni della tifoseria friulana, questo era il luogo proprio dove si concentrava un po' tutta la nostra passione, ma siamo qui adesso in questo parco molto bello, molto frequentato, per rievocare una tribuna. La tribuna era qui alla mia sinistra ed era la famosa tribuna del Campo Moretti. Venne progettata dall'architetto Ettore Gilberti. Quindi siamo all'inizio degli anni 20, il campo nasce
Più che altro come luogo, come ippodromo, perché gli appassionati udinesi di ippica, stufi, stanchi di andare a Trieste a vedere le gare, si costruirono questo anello grazie al terreno messo a disposizione dalla birreria Moretti. Nasce come ippodromo e poi diventa campo di calcio. Inizialmente il campo di calcio è dove adesso c'è il Tempio Ossario. Venne commissionato il progetto per le tribune, vinse Ettore Gilberti. Questo fatto è anche al centro di una curiosa vicenda udinese. Per questa scelta si inalberò un altro famoso architetto del tempo, Torino Aloisio, che così offeso da questo tipo di scelta prese, se ne andò e si trasferì a Torino, quindi anche al centro di questa storia personale. Quindi siamo qui al Campo Moretti, quindi tutti quelli che hanno un po' la mia età sono venuti qua anche da bambini, qui c'era il Tempio Ossario. E quando si era anche troppo piccoli veniva a vedere la partita solamente il papà, mentre il bambino piccolo rimaneva fuori con la mamma, e c'era il parroco del Tempio Ossario che dalla cupola informava la folla ai suoi piedi sull'andamento della partita. Questo accade anche nel maggio del 55, quando ci fu la famosa vittoria per 3-2 dell'Udinese contro il Milan. Adesso è un luogo di giochi, è un luogo anche di calcio, perché per i bambini più piccoli è un luogo in cui anche possiamo ricordare Gilberti con questa sua tribuna, che praticamente venne costruita con la tecnica del cemento armato e fu una cosa all'avanguardia per quel tempo.